Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Simona Ventura è stata presa di mira dagli haters dopo aver pubblicato una foto. Ecco cosa le hanno detto. Simona Ventura è una conduttrice televisiva molto amata da parte del suo pubblico che presto tornerà al timone di Citofonare Rai 2 al fianco della sua collega Paola Perego, con cui ha egregiamente condotto la prima stagione lo scorso anno. La donna nel corso della sua carriera ha preso parte al concorso di bellezza Miss Italia, ma negli ultimi tempi sembra non piacere tanto ai suoi ammiratori ed è stata presa di mira dagli haters per via del suo aspetto. Simona Ventura è il volto completamente diverso. Super Simo, come spesso è stata rinominata per via della sua vivacità, ha partecipato anche come concorrente a vari quiz televisivi prima di diventare molto famosa grazie alla sua partecipazione in vari programmi televisivi che l'hanno resa una delle conduttrici più schiette della TV italiana. Tra i suoi successi si possono annoverare Le Iene, Quelli che, Il Calcio, dove ancora ora è virale la sua intervista a Lady Gaga e L'Isola dei Famosi, che è stato il programma che l'ha consacrata. Il successo della conduzione del reality la porta nel 2004 a gestire il Festival di Sanremo, diventando una delle poche donne ad averlo condotto, venendo affiancata da Jane Gnocchi e Paola Cortellesi. In quell'edizione della Kermesse Canora, Tony Renis, direttore artistico, si ritrovò a ricevere candidature da artisti poco conosciuti per via del boicottaggio verso il festival da parte delle case discografiche. Ma alla fine a vincere la gara fu uno dei più famosi, Marco Masini, con il brano L'Uomo Volante, che conquistò tutti quanti grazie anche alla versione in duetto con Jessica Morlacchi eseguita nella serata dei duetti. In queste settimane Simona Ventura ha dichiarato di essere stata lontana dai suoi figli per via di vari impegni sia suoi che dei suoi ragazzi, ma ha ammesso di amarli e di esserci sempre per loro. I commenti degli haters. Inoltre, si è mostrata senza problemi sui social riprendendosi in primo piano e questo ha scatenato l'ilarità del web e molti utenti si sono espressi con commenti non del tutto carini nei suoi confronti. Alcuni hanno fatto notare come i troppi ritocchini gli abbiano stravolto il viso, mentre altri l'hanno paragonata ad Emilio Fede ed altri ancora a Mario Merola, e c'è chi invece le ha dato della gatta per via dei suoi lineamenti. Ma oltre questi commenti, c'è anche chi ha preso le sue difese e ha detto a tutti questi leoni da tastiera di non dover criticare le scelte estetiche delle persone e che in un'epoca dove si lotta per il body shaming e per altri tipi di offese e pregiudizi, commenti del genere possono danneggiare chi li legge e mostrare chi li scrive non del tutto intelligente. Per ora, la Ventura non ha commentato le critiche poste e ha lasciato che a parlare siano i suoi fan. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.